Allora, cambiamo campionato, andiamo a sentire un mister che da tempo che non sentiamo in diretta, sarai contento anche di sentirlo perché lo conosci, il tecnico del Cotronei, Trapasso. Buonasera mister. Buonasera. Ben ritrovato su Stadio Radio, parliamo di questa lotta al vertice tra Cotronei e Damantevo, siete avanti a 50 punti, c'è uno scontro diretto ancora da giocare. Sarà quello fondamentale. Intanto voi siete avanti, quindi potrete gestire meglio questa sfida che arriverà a breve. Da qui ad arrivare a quella gara, insomma, quale ostacolo teme, se ce n'è qualcuno? Vabbè, già noi dobbiamo pensare già da domenica e dalla prossima, perché abbiamo due trasferte un po' abbastanza difficili, tipo Promo Sport e l'altra squadra. Cotronei avete. La prossima è il avete l'Aprigliano in trasferta. L'Aprigliano, sì, l'Aprigliano. Sono due trasferte abbastanza difficili. Poi magari più là e poi possiamo pensare benissimo alla Mantea. E niente, dobbiamo cercare di tirare il massimo possibile in queste due trasferte, perché se riusciamo a fare punti, io penso che secondo me poi va a finire che quando andiamo a fare lo scontro diretto con la Mantea lì ci giochiamo tutto, ecco, tutto qua. Sì, una corsa a due che voi insomma vi vede favoriti, una società che già lo scorso anno aveva speso tanto, no? Per centrare la promozione, non riuscendoci, quest'anno insomma sembra alla portata. No, onestamente l'anno scorso ci siamo trovati lì, questo è un lavoro da 3-4 anni, che bene o male siamo riusciti a ottenere questi playoff. Sì. L'anno scorso purtroppo c'era sia Corigliani sia Luzzese che erano molto favoriti rispetto a noi. Noi avevamo dei ragazzi che non avevano tanta esperienza, però tutto sommato con il nostro gioco, specialmente in casa, dove magari sul terreno sintetico, dove la squadra si esprime abbastanza bene. Poi dove andiamo a trovare quei campi in terreno battuto, sicuramente andiamo a soffrire, perché essendo una squadra molto tecnica, che gioca la palla sempre a bassa, però ripeto, è un campionato difficilissimo quest'anno, anche perché ci sono delle buone squadre sotto di noi, tipo Aprigliano, la Promo Sport, il Maida, che sicuramente sono squadre che ci danno filo da torcere, ecco. Sì. Vincenzo. Buonasera Filippo. Ciao. Direi che il campionato il Cotronei lo può solo perdere, perché insomma ha una squadra e un allenatore, non lo dico perché insomma conosco Filippo, perché ho visto anche altre squadre insomma che tecnicamente è come messa in campo, una squadra che gioca a calcio e che vuole centrare sicuramente l'obiettivo. Ha trovato adesso anche questo ragazzo, questo Colosimo, che è un ragazzo di Canazzarulino, insomma, che sta facendo la differenza in questa squadra portando fior di gol e nello stesso tempo 8 vittorie consecutive, mi pare, no Filippo, se non sbaglio? Sì, sono 8 vittorie consecutive. E poi la calata appunto che c'è stata sia dell'Atilana, del Belvedere stesso, insomma, vi hanno portato su. Penso che sì, siamo una squadra, uno dei favoriti. E poi parla chiaro, abbiamo fatto già all'incirca un 65 gol su una media di quasi 20 partite. Sì. Abbiamo una media di 3-4 gol a partita. Sì, è pure vero che è una squadra che si esprime abbastanza bene lì davanti, però la cosa che ci è venuta a mancare all'epoca, quando siamo incontrati sia col Belvedere sia con la Mantea, ci sono venuti a mancare quei 3-4 uomini importanti, dove io la panchina ce l'avevo abbastanza corta e non potevo fare più di tanto. Io penso, ripeto, come squadra a livello tecnico, secondo me, da quello che io ho visto sia la Mantea e tanti altri, noi siamo superiori a tutti. Devo dare atto a Filippo, che ho incontrato al campo l'altra volta e mi ha detto questa stessa cosa, devo dare a lui che insomma atto che è onesto e dice che veramente è coerente. Non si nasconde, Antonio, ecco. Sì. No, minimamente. Non si nasconde, ma abbastanza bene. Poi c'ho dei buoni giocatori, specialmente al centrocampo, sì, dove tutti arrivano a fare gol. Sì. I numeri parlano chiaro, abbiamo quasi 65-66 gol in 20 partite, sì, i difensori che arrivano sotto porta con una certa facilità, i centrocampisti, gli attaccanti,
a vederla è un'armonia, specialmente le partite in casa. Fuori casa, se andiamo a incontrare campi buoni, allora la squadra si esprime abbastanza bene, come è successo pure a San Fili e tante altre parti. Poi quando andiamo a trovare quei terreni un pochettino brutti, sicuramente è una squadra che fa fatica, perché è una squadra molto tecnica, ha delle geometrie di gioco e si esprime abbastanza bene su tutto qua. Mister, chiaramente penso che non si aspettava questo campionato, diciamo, a due, no? Perché alla vigilia della prima giornata c'era tanta roba ai nastri di partenza. Situazioni sì, tipo sì. Filana, Belvedere, per recitarne un'altra, sì, che sì, purtroppo... No, queste sì, queste sono squadre molto più organizzate di noi, questo ne sono convinto. Noi magari veniamo da un lavoro da... Lasciamo stare l'organizzazione, ma come organici sicuramente... sono squadre costruite bene, anche il Belvedere, voglio dire, nomi importanti. Sì, però magari gli è venuto a mancare il gioco, ecco, sì. Io ho visto sia la Selane sia il Belvedere che non avevano gioco, avevano tanta qualità in mezzo al campo, però non c'era un gioco, magari erano tutti i ragazzi nuovi e per amalgamarli, secondo me, non è che a oggi o domani si organizza un gioco di squadra. Sì. Non basta insomma il nome, no? Sì, mi sono trovato un pochettino meglio perché io sono da 4 anni, ho fatto 2 salvezze, che la squadra l'ho presa a dicembre, e poi ho fatto dall'inizio del campionato sia l'anno scorso che quest'anno, e in effetti i numeri parlano chiaro, ecco tutto qua. Anche bene. Perché sapevo sì. Che c'era giocatori che io conoscevo già all'epoca, tipo Arabia, Martino, vabbè, il Converse che mo è andato a finire a Cittanova, e tanti altri ragazzi, Alessio che è un altro ragazzo che è molto interessante, un giovane che fino all'anno scorso magari un pochettino ragazzo era un pochettino timido, invece quest'anno sta facendo proprio la differenza. Purtroppo ce l'abbiamo infortunato, ma penso che per la prossima settimana lo dovremmo recuperare. Un progetto che arriva da lontano, per chiudere, cioè il Cotronei vuole l'eccellenza ma ambisce ad altro, qual è l'idea societaria per questo progetto? L'idea societaria quest'anno per vincere il campionato, per arrivare in eccellenza, poi il futuro non lo so, anche perché è un paesino di 5.000 abitanti, linee di massima hanno fatto sempre categoria inferiore, all'epoca hanno fatto la promozione. Però Nico, ripeto, quest'anno vogliono arrivare in eccellenza e poi si vedrà. Filippo, anche Sorsale, 5.000 abitanti in Serie D, quindi non ti porre premi a limiti. Limiti a questa cosa. Ma bisogna la questione economica principalmente. Certo. Questo dobbiamo guardare pure, è una questione economica pure. Ma io di Filippo ammiro la sua timidezza calcistica, ammiro la sua umiltà. Discrezione. Sì, no, proprio la sua discrezione calcistica, sì. Umiltà, e nello stesso tempo, perché conosco insomma i sacrifici che fa per questa passione che ha, perché fare tutti questi chilometri per andare ad allenare non è facile. E non è facile, perché poi mi sono dovuto fare pure 200 chilometri ad arrivare a Crotone e ritornare. Però purtroppo è stata una mia scelta, perché io all'epoca allenavo in Serie D, ho fatto oltre 15 anni. Ho fatto campionati di secondo, terzo posto, però ho fatto una scelta di vita per il fatto che io lavoravo e niente, sono dovuto scendere di categoria per gestirmi qua nei dintorni più che altro. Va bene. Salutiamo Trapasso, anche il presidente Alessio, Massimo Alessio, che poi tra l'altro un buon gustaio, mi pare di capire. Sai che andremo d'accordo con il presidente. Grazie, buona serata a tutta la società Cotronei.